so che neanche questo vi aspettavate, il ritorno della serie di Minecraft. Lo so, avevo detto su God of War, ma non lo porto finché non mi arriva al PC. Bene, mentre mi riguardavo quella scena ho detto, ma scusa, ma se faccio solo esplorazione, come minchia trovo il diamante per combattere l'Ender Dragon e tutti i cazzi e mazzi? Quindi ho detto, senti, appunto, come dicevo nella serie, prendiamo tutto e torniamocene a casa tranquilli. E lì ci facciamo il nostro grande, grosso impero. Ah, è vero, sono anche un cane. Comunque, questa casa qua la tengo come... Aspetta, non si scendeva di qua, non si scendeva di qua. Infatti stavo guardando, ma scusa, ma le liane dove sono? Aspetta, non si va di qua. Ecco perché. Papà, piano, piano, piano. Non so, mi è venuto, mi stavo guardando una serie a caso su YouTube, non faccio nomi perché tanto sono già abbastanza famosi. E quindi ho detto, quasi quasi la riporto anch'io, dai. E la serie di Minecraft appunto non è mai, non sarà mai stabile come quella di... lana marrone. Decisamente utile. Ok, io non ho visto niente, te ne puoi... No, voglio il mio... Dove sei? È sparito. Mi ero detto, ma scusa, ma hai una spada di diamante, ficcagliela in... lì. E è scappato. Quando me ne sono accorto, questo qua me lo ricordo ancora che avrei fuggito. E non ci vado. Qua c'è carbone che se meglio averlo che non, saver... che non averlo. Il letto che magari non ci riusciamo ad arrivare la prima notte. E quindi so già cosa state pensando. Ma scusa, ma come fai a ricordarti dov'è la tua casa? Ho fatto la foto quando me ne sono andato, ce l'ho ancora. Allora, i miei calcoli erano giusti. Devo andare di qua. Non proprio. Non troppo in basso, ma neanche troppo a destra. Quindi, come si corre? Davvero? Ah, è vero. Devo fare doppia levetta in avanti, perché se devi scappare, devi... No, devo premere la doppia levetta. Non è che posso premere un pulsante normalissimo come fa la gente normale. No. Cos'era quello? Un ocelot? È vero, ormai è andato, ormai è andato. Si trovano solo nella giungla, peccato. Mi fa comodo perché tengono lontano i creeper mentre i cani attaccano, ma non so se attaccano i creeper. E questo è un grosso punto a sfavore. Ah, è vero, le zucche le ho? Io spero di averle. Mi ricordo più. Oh, la zebra si fa sentire sul serio, eh. Chi sono? Basta così. Come si sa? Come si sale? Come si sale? Come si sale? Come. Ah. Ah. Io veramente non ricordo più come si gioca. Perché faccio uno scattissimo? Vabbè, tanto carne ne ho. Al massimo mi fermo, la crafto e... incrafto la fornace e faccio... Ma proprio al massimo. Dov'è il sole a proposito? Abbiamo mezza giornata per arrivare al nostro vero impero grande e cazzuto. Il problema è arrivarci interi. Questo qua è un cane nostro? No. Il cane nostro è al colletto. E questo non è al colletto. Osserviamo bene. Quanto manca? Andiamo un po' più in là. Allora, Z era 399. Mentre X era 400, meno 479 se non sbaglio. Vabbè, la Y non è importante. Ma no, datemi ascolto, non è importante la Y. A meno che tu non ti sei messo sotto una montagna, non è importante. O sottoterra. A quel punto sì che sono cazzi tuoi. Ma il cane dov'è? Ah, madò, è velocissimo. Oppure è spawnato in fianco a me, dipende. Ma non mi soffermerò troppo, montone cotto che recuperiamo un po' di fame. Se non sentite la musica di Minecraft è normalissima perché l'ho abbassata molto, l'ho abbassata tantissimo perché... E su console, o almeno su PS4, sono molto alte le musiche, potrebbero dare fastidio. Sì, sono belle e rilassanti finché volete, ma se sono forti danno fastidio. Davvero tanto fastidio. Questa montagna la riconosco. Ci siamo arrivati. Guarda, la riconosco il ballo di Adriano da... La riconoscerei tra mille muri quel muro là. Il ballo di Adriano costruito da Nick Crest primo e per tenere lontani i mob e proteggere gli regge. Ah, porca puttana, ma quante cose ho lasciato indietro, mi sono detto. O almeno spero di no.
No, adesso devo andare a vedere. Mi sono detto, ma dovevo fa... È già passata mezza giornata. Ma sono io che parlando faccio passare il tempo così in fretta? Oh, vabbè, sì, anche Minecraft si mette di suo e te le fa passare con... Che ore sono? Ah, metà giornata. Ah, è come già calato il sole. Uguale. Ma... Ah, già il deserto di sabbia rossa che pochissimi hanno visto, forse la prima volta che lo vedo. Quella è l'entrata per la Ziggurat Super, sì. Tu vedi una scala tutta fatta così, con illuminata, arrivi in cima e vedi una casetta fatta a schifo che ci sta malapena uno schiavo. Comunque è meglio muoversi. Non che non mi senta insicuro perché tanto sono vicino a casa, ma... andiamo a dormire prima che ne spawni uno o addirittura due creeper, che come ben sapete non despawnano con... Ah, però non mi ricordavo fosse così bella l'entrata. Sono tornato a casa. Ciao mucca, ma mi sono un po' diminuiti gli animali o sbaglio? Chi è che attaccava? No, i mob non attaccano gli animali. Ma sarà la mia impressione. Fa niente, comunque è in back bitches. E come si faceva il menu? Ah, sono andato via anche col letto addirittura. Guarda che zingaro che sono stato. Oh, buongiorno mondo nell'impero di Nykerith Primo. Io sono Nykerith Primo, se non lo sapete ancora. La scala l'ho fatta e sono fiero di me. Il muro forse... No, il muro si espanderà piano piano. Anche se il colore rosa feroccio potevo anche risparmiarmelo, eh. Ecco, il mio prossimo progetto, già comincio a spiegarvelo, però ci metterò molto, moltissimo tempo e fatica. Quella montagna lì in fondo verrà rasa al suolo dagli alberi, no, nel senso, gli alberi verranno rasi al suolo e ci costruirò una villa enorme, o almeno spero che lo spazio sia come penso di vederlo da qui. Una villa enorme che da lì... Farò un altro valo di Adriano che piano piano lo unirò a questo qua. Che poi tutta questa zona sarà il mio grande, grandissimo impero. Spero veramente che qui intorno ci siano dei villaggi da annettere al nostro impero. Che facciamo crescere ancora di più e di più e di più. Sì, vi sto spiegando tutte le seghe mentali che mi sto facendo. Oppure vado in esplorazione di nuovo. E vado a cercare un villaggio. Quando troverò il villaggio, faccio dei binari da qui fino a lì. Già un villaggio prefatto, madonna mia, che linguaggio è? Che da lì li mando uno a uno nei binari, cioè nei carrelli, e li mando tutti qua. Così si trovano già un villaggio fatto per loro. Quel villaggio loro vecchio diventerà deserto, ma è come lasciare da stalla e andare nella villa. Stessa identica cosa. Comunque sta qua diventerà la provincia del grande impero. Questa sarà l'ambasciata. Questa sarà l'ambasciata. Beh, non è cattivissima come da fuori. Torniamo dunque nella nostra buona vecchia miniera con due picconi di diamante, non solo uno, l'altro non lo vedete perché è nell'inventario. Vediamo un po' come l'ho lasciata la miniera, che sarà... vuoto. Avevo detto, ma sì, avrò lasciato qualche attrezzo. Qua devo migliorare le scale che sbatto la testa ogni volta. E dà fastidio dopo un po', davvero tanto fastidio. Se non ricordo male, avevamo trovato anche un dungeon di mostri. Ed è proprio il momento adatto per andare a cercarli, i mostri, e prenderli a calci là dietro. Dunque, spada di diamante, piccone di diamante, perché dovrebbero farci male? Ah no, ah sì! Ah, cominciamo bene! Come promesso, ecco qui il bicchiere d'acqua. Vabbè, stessa cosa, è un bicchiere d'acqua, solo che è infinito. Guardate come si espande. Torce, quasi quasi, come torce. No, troppo pericoloso. Pensavo, scaviamo nell'ossidiana, che tanto sotto c'è lava, che fa da lampada. Però il cane è all'intelligenza di una sedia e ci va dentro. Qua sotto non è Fallout, ricorda, non ci si abbassa così. Stavo per buttare Apu letteralmente nella lava, la mia unica speranza di sopravvivere. Per fortuna che avevo un secchio d'acqua ancora, ma fate conto se era un piccone d'oro. Mettiamo qualche torcia, che c'è una tristezza qui, tac, ma fa pochissima luce su console.
Su PC era una roba. Illumini New York per mesi. Mesi. E qua. Allora, la cosa buona è che si perde. E c'è a perdita d'occhio. Che mi piace. Così almeno. No, no. Ah no, me l'ha presa, me l'ha presa. Pensavo, no, mi prende la torcia. No, l'ha mancata. Sì, l'ha presa. Va avanti. Ma allora stiamo andando sulla cresta dell'onda. Letteralmente. Buio. Luce, vieni a me, grazie. Ora mi spawnano i mostri in ca. Il carbone ce l'ho. E anche tanto, se non sbaglio. Se non ce l'ho, eccolo qua. La pi. Maron. No, no, con una spada di diamante la prendi solo in. Bravo. Vedi, ha detto. Ha una spada di diamante quello. Dai, non posso competere, si è suicidato. A meno che non ci siano dei creeper. Vabbè, già sono suicidi di volontà propria. Ma buttarsi nella lava per venirmi a prendere mi sembra un po' esagerato. Vero? No, veramente le torce sono una roba. Sono una piaga su console. Com'è che ci grafto? Vabbè, non è tutto sto granché. Pam 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 pam. Ehi, quante ne abbiamo? Troppe. Torcia e baci qui. 48 torce. Ora dove la metto l'acqua? Ora la metto lì. E vieni qui. Oh, brava, brava acqua. Fortuna che per pochissimo, per un buco per terra, tipo chiodo, tipo le gare d'auto, quando ci butti un chiodo si fermano. Qua ci butti. Ma si è incantato? Oh, si era incantata l'acqua. Spegniti. A comando. No, mi sono fottuto la. No. No. No, mi sono fottuto l'acqua. Vabbè, prendo la lava. Pff. Ci mette. Dov'è? Ehi, hai voglia di arrivarci, te lì. Vado. Picozza di diamante. Picozza, che brutto nome. Salto della fede. Wow. No. Devo tornare su a prendere altra acqua, se non. C'è solo una cosa che non devi fare. Andare a destra. Lo capisci questo? Io non ti spingo verso la lava, quindi tu non andare verso la lava, ok? Qui c'è un buco di lava, quindi non ci devi. L'unico cane che ho che non ha istinti suicidi. Per adesso. Qua c'è tanto di quel carbone che. Finiamo la guerra del petrolio. Ossidiana per. Ma se si potesse fare le spade di ossidiana, sapete che OP verrebbe fuori? Pesateci. Peserebbero un casino. No, non si può. È oro, yeee. A che serve l'oro? Ditemelo voi. A un cazzo. Grazie. Esattamente. Almeno, fatemi. No, neanche quello, neanche quello. Neanche l'oro ci mettono sotto. Non neanche il diamante ci mettono sotto l'oro. Gentaglia. Questo è rischioso. Cosa? Su serio? Ma che. Dai, però. Ma che istinto. Mi sono detto io. È il primo che non ha istinti suicidi. Muto devi stare. Ma qui non c'era una torcia, scusate. Ecco. Un po' di allegria qui. Che è? Madò. Ho detto che cazzo. Che è sta roba? Mi sparano palle di fuoco. Ma hai finito di suicidare? Ma io non ci credo, madà. E diciamo. Questo qua è il quinto cane che perdo. Quinto? Non so scherzare. Con tutta colpa dei cani. No, della lava, dei cani. Stessa roba de. E vabbè, ormai siamo condannati a noi stessi. Facciamo un muro di contenimento della lava. Oh, vedete che. Ci sono riuscito? E vai. Ora nulla. Nulla. Il cane è morto. Siamo soli con noi stessi. Nella tristezza più totale. Che vita di merda. Oro. Diamanti? Ho visto dei diamanti lì in fondo? Sì? No, 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 che brutto. Dove volevi buttarmi?
Avevo sentito qualcosa, ho detto creeper alle spalle. Dead. Ce la fa? No, salto nella lava io. Sono buono a farlo. No, non posso buttare. Anzi, sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Ebbene. E ora che ci faccio qui? Ma io potrei sinceramente usarlo quasi come ascensore questo qua. Non facciamo danno, non buttarmi nella lava, ti prego. Quanto è grande sto posto? È grande sì. Fammi salire, brutto cavoletto. Ferro, ferro. L'oro, non so, ho un'attrazione per l'oro, non so perché lo sto prendendo, non serve un cazzo, ma le armi d'oro fanno schifo, ma non so, lo voglio prendere lo stesso. Spero di non trovarmi brutte sorprese. Qua niente. Quasi. Dico qua, sì. E mi butta giù la torcia. Sotto una cascata, una torcia. Non si spegnerà mai. Sento dei passi, 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 passi. Ah, è uno slime. Si è danneggiato, si divide in slime più piccoli. Beh, bene, bene. È utile per niente che servono sti cosi. Per le palle di slime. Allora, la cosa positiva è che almeno ne troviamo in questo mondo. Perché in un mondo di un altro computer, di un'altra serie che al mercato mio padre comprò, c'era. Mannaggia a te, fammi prendere. No, qua. C'è la bancarella dei jumpscare. Guardate quanto è possibile. Boom. Guardate con quanta facilità si può morire. Via, andiamo. Io dico, facciamo il più luce possibile in modo eccolo lì. Pronto già con la sua mano con la sua mano a cubo a mettere una in quel posto. Tutta. Carbone. Se sei un creeper sono intrappolato. No, sono disorientatissimo. Allora, più che altro, non è che sono disorientato, è che ho una scaga pazzesca. Mio Dio, che bello quel posto. Oro. Niente, nessuno qui. Allora lo prendo. Via. Io avrei quasi voglia di barricare. Mannaggia. Paurissimo. Brutto che non ho neanche. Ho l'audio bassissimo. Ho l'audio bassissimo. Per evitare l'eco. Ok, qua sono sicuro, quindi posso anche prendere il ciottolo, metterlo qui. Chiudiamo sta zona per evitare alle spalle. C'è qualcosa? No, veramente qui io dovrei farmi un tunnel solo per me. Peccatissimi. Sapevo io che arrivava, il problema è che se ne arriva un altro. No, no. Questa è la mia miniera, fuori dalle palle. Io sono l'invasore, tu sei l'invaso, quindi devi essere morto. Classico. Comunque è bellissimo sto posto, sul serio, guardate. C'è un lavoro artistico di luce, ma è buio che rende tutto il più artistico. Qua c'è anche una croce per chi è religiosamente sensibile. Lava, lava, lava. Lavati che ti va bene. In tutti i sensi, tranne la lava a lava. Vienimi a prendere. Vienimi a prendere. Non sono stupidi, non sono mica stupidi, eh. Mica va. Eh sì. Cos'è che ho detto? No, non ci va. Pff. 2 secondi. 2 secondi dopo. 2 secondi dopo. Pff. È caduto nella lava. No, veramente. Se qua faccio luce ogni 2 secondi. Vado in bancarotta di carbone. È ovvio che non prendo quello che trovo ogni 2 passi, perché se no devo girare con la spada. Ti rendi? Ma che società del cazzo? Devo girare con la spada nelle miniere. Uno non può stare tranquillo che manz alle spalle. E anche qui ci si mettono. Ma perché non prendi la lava?
Perché, guardalo, ha evitato la lava con tutta la, con ogni fibra del suo corpo acquoso, ha evitato la lava. Oh, che atmosfera di merda. Tutta acqua, acqua. E leva, levaticchiati. Dai, no, non da so. Pff, mi sono condannato. Vai così, oh. Ora si è. Vicolo c'è. Non tanto cieco. Permesso? A quanto pare sì. Giù, sì, era un vicolo cieco. Decisamente. Il brutto è di questo vicolo cieco che non c'è neanche il diamante. Quindi la serie andrà avanti in modo discontinuo, però andrà avanti. Comunque spero che la seguirete perché ci terrei anche abbastanza, ma cazzo, sono inciampato. Ci terrei anche abbastanza che mi seguiate Minecraft. Comunque, ci vediamo ai prossimi episodi e ciao a tutti.